Salve a tutti ragazzi, qui è Chunky che parla e benvenuti in questo nuovissimo video. Sì, è un video molto insolito come potete vedere, non capite che dove cavolo siamo, ma siamo... Attenzione perché adesso lo vedrete dove siamo. Ok, visto che mi state proprio rompendo l'anima con il room tour, quindi ho deciso di farlo oggi che ho un po' di tempo libero e quindi... Vabbè, ok, cominciamo da questa parte della mia, diciamo, camera che sarebbe il terrazzino. Sì, perché io sono VIP e quindi io ho il terrazzino e voi no. Guarda che bello, tutte le cose stese, l'entrata al bagno che io ogni tanto passo di qua e mi butto in bagno. Guarda che bello. Vabbè, comunque questo è il mio terrazzino, come potete vedere c'è un panorama di quelli spettacolari. Il cielo è blu sopra Berlino. No, non era proprio così, però guardate che cosa spettacolare, veramente. Là c'è un disco che gira. Ma comunque non perdiamoci. Ah, e questa è la tenda molto che ho per non far entrare mosche, moscerini, alieni e cose del genere. Qua abbiamo la discarica, sì, perché... Allora, dovete cominciare a sapere che la mia stanza è un po' un ripostio di tutti. Cioè, ogni cosa che non si sa dove mettere si mette nella mia stanza, ovviamente. Tra un poco pure la vicina. Devo mettere qualcosa qua. Nella stanza mia. Va bene. Ok, allora, adesso vi faccio una piccola premessa. Allora, siccome io sono molto disordinato, no? La mia stanza è molto disordinata e non l'ho voluta mettere in ordine, ovviamente, perché io sono uno molto realista, che quindi... Ok, cioè, se cominciamo così, veramente, come stavo dicendo, sono un tipo molto realista e quindi non è che tipo devo fare il room tour, pulisco tutto, yeah, ma da fare... No, ho lasciato ancora più sporco, ancora più in disordine di quello che è, ma comunque andiamo. Ok, questa è la mia stanza. Yeah. Molto 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 yeah. Ok, entriamo e troviamo subito carte. Guardiamo e troviamo subito carte. Guardiamo in fondo e troviamo subito carte. Guardiamo a terra e troviamo... No, non troviamo il pavimento a terra. Ah, intanto voglio farvi vedere subito una cosa molto molto carina. Guardate che belle le mie tende. Guardatele. Ok, sì, sono molto... Oh mio Dio. Le trombette. Ok, allora, è da tipo un qualche 10 anni che mi dicono: ah, dobbiamo cambiare le tende. Ok, cambiamo le tende. Ma quando cambiamo le tende? Che dobbiamo cambiare le tende. Guarda che bello, c'è pure il trenino. Ok, molto, molto, yeah. Ah, comunque, come già detto, qua ci sono carte. Qua c'è sto coso qui che... Lo posso aprire, aspettate. Non ci sa mai, ci sono... Oh mio Dio, non lo posso aprire, no? No, qua ci nascondi i cadaveri, quindi no. Ma comunque, carte. Ah sì, come potete vedere è molto molto in disordine perché sto comunque, come si dice, sistemando tutte le carte mentre ho del tempo libero e cose del genere. E vabbè, questa è la mia scrivania dove di solito faccio bordello. Che cazzo c'entra, non lo so. Vabbè, qua non ve lo apro perché, ah mio Dio, ci sono troppe troppe cose swag, quindi no. Ah, qua ci abbiamo la Madonnina delle lacrime di Siracusa, che non so perché è qui. Ma comunque qua abbiamo il sopramenza. Ehi, ci sono io da bambino. Ma che... Ah, ok, come potete vedere subito ci sono tante cose al Palermo, mi pare logico. Comunque questa è la mia mensola, probabilmente molto molto più bella, preferita, perché ci sono tutte ste cavolo di cose che... Allora, io vado pazzo di ste cose. Perché tu le prendi? Ah, questa è l'ultima arrivata di Pavia. Non tutte sono prese da me, però... Oh mio Dio, proprio ne vado matto di ste cose. E qua abbiamo il reparto Italia, qua quello estero. Solo che non so perché c'è la Tunisia in mezzo all'Italia. Ah, sto coso è un bordello figo, guardate. Ci sono pure le palline. Che cosa bella. Ah, e se lo premi tanto dice pure kebab. Però non ve lo faccio vedere perché altrimenti... Poi, ah, là sopra abbiamo altre cose. Tipo questo che è qualcosa di... Ok, basta. Poi abbiamo quello e quell'altro ancora. Orologi che non funzionano. Io sono pieno di orologi che non funzionano. Mi sembra molto molto giusto. Comunque questa è la mia postazione. Oh mio Dio, avete visto una cosa che non dovevate vedere. Vabbè, comunque la mia postazione PC, come potete vedere, molto molto sistemata anche questa. C'abbiamo qua un bordello di cose. Vabbè. La trombetta del Palermo. Ah, ve la devo fare sentire. Ho trovato l'uovo di Pasqua con qualcosa di spettacolare. Cominciate a tapparvi le orecchie. 1, 2. Ok, ah, il mio desktop, guarda che bello, le Christmas More. Le mie pendrive, vabbè, gli occhialini 3D, perché se non ti fotti gli occhialini 3D al cinema sei un coglione, dico. Ah, altre carte.
Ah, poi abbiamo... Ah, aspettate, devo... Vabbè, no, vaffanculo. Ci abbiamo sto... Oh mio Dio, si è visto. Oh mio Dio. Vabbè, non ve lo devo fare. Ok, ci abbiamo sto coso qui e... Questo coso di... Ritalevi Montalcini. Ricordatelo sempre. Siate fedeli, ragazzi. E vabbè, comunque qua c'è un bordello di giochi della PSP, PT, PC, PT. Il premio miglior difensore, mamma mia. Ma chi sono? Piqué! Sono Piqué! Qua ci abbiamo roba varia, sto coso che non so che cazzo ci fa qua, però va bene. Poi vabbè. Altre cose dei Pikamons, dei Digimon. Giochi. Li vedete? Sì. CD di Eminem. Yeah. Ok, io non lo capite, no, a me non piace Eminem, li uso solo come soprammobile. Me ne mancano ancora qualcuno, però... Fotte seco. Poi... Ok, questo video sta degenerando in male. Vabbè, questo è il biliardino che... Allora, io quando vengono tipo i miei cugini, comunque più piccoli, mi faccio partite che... Che voi nemmeno immaginate. Carte. Che voi nemmeno immaginate. Ah, poi c'ho... là sopra un sacco di videocassette che tipo sono risalenti agli anni 80 più o meno. Là c'è... quando facevo calcetto... Io da piccolo. Ah, quelle non ve le faccio vedere, sono con dei giocatori, ma non ve le faccio vedere perché ero orrendo. Era tipo qualche 10 anni fa, non è che ora sono tipo un playboy, però... Però questa ve la faccio vedere, però mi attuppo la faccia perché sono veramente orribile. Ma c'è Paoluzzo che se ne è andato. Se ne è andato, comunque. Vabbè, poi cos'è che abbiamo? Ah, sì, il poster con Miccoli che... Minchia. Anche se lo dovrei levare, però vabbè. Ah, qua ci abbiamo il gagliardetto, quello del Palermo, molto, molto, abbastanza vecchio. Sto stemma mi piace un bordello, veramente. Poi abbiamo, vabbè, qua sopra ste cose che tipo sono risalenti agli anni più o meno... Più o meno molto, molto meno, più o meno che meno. Qua abbiamo... Ah, ecco, qua vi ho detto questo è il deposito un po' e quindi ci abbiamo tutte le videocassette... No, non so come si chiamano, vabbè, comunque... le cassette quelle che poi li mettevi dentro e vabbè, andavo. Cose dell'Irland. Ah, io con Belotti. Oh mio Dio, che brutto. Vabbè, anzi no, qua ho una faccia decente, abbastanza decente. Stavo morendo. Cose random che non so perché. Boh. Ah, ma non si vede. Ah, adesso si vede. Tipo libri che... No, alcuni li ho letti, sì. Vabbè, questi sì pure. Carte. I piccoli brividi, oh mio Dio. Guardate. Ma che cazzo è? Oh mio Dio! Ma che cazzo? Oh mio Dio! Oddio, ma che cazzo crolla tutto? Boh, vabbè, comunque lasciamo stare. Ok, ma che cazzo? Minchia, ho toccato la cosa e crolla tutto. Boh, vabbè. Qua abbiamo un bordello di album della Panini. Cioè dal primo che ho collezionato, 2004-2005. Non sono proprio tutti, però vabbè. L'altro non lo so dove che ce l'ho. Comunque. Vabbè, stavo dicendo. Ah, un giorno ve li farò vedere tutti i completi. Poi qua sotto abbiamo altre belle cose, tipo libri. Ah, questo ancora lo devo leggere, questo l'ho già letto. È un qualcosa di bellissimo questo. Vabbè. Ah, un giornale, sì, di quando la Germania ha vinto i mondiali, perché non ci credeva nessuno che vinceva la Germania. Io ho detto, ah, basta. Ok, non si vede più un... Ah, vabbè, carte, libri di scuola che adesso li posso bruciare, andate a fare in culo, bastardi. Vabbè, cos'è laggiù? Il mio letto ancora in disordine. Ah, accendo la luce, aspettate. Ok. Letto in disordine, molto molto swag. Anzi, ora mi ci butto, mi ci catafotto proprio in una maniera assurda. Sì, qua ho buttato un po' di cose. Là pure. C'è un altro libro. Non vi dico qua, bastardo. Qua abbiamo l'armadio. Non ve l'ho fatto vedere che questo se lo apro mi porta a Narnia. Guardate che bello. C'è un toro. Oh mio Dio, ok. Là sopra appunto, come vi ho già detto, il ripostiglio di tutto. Un altro coso che non funziona. Lo stendardo dei Corvo Nero. Yeah.
Ah sì, a me piace molto Harry sto caso. Comunque sono un Potter. L'abbiamo, ok, la mia zona probabilmente è molto yeah, preferita, perché ci ho preso tutte le cose del Palermo praticamente. Allora guardate un po' quanto è swag veramente sto pinguino qua. Yo fratello, yo. Ok, qua c'abbiamo tutti i peluche. Tutti i peluche. Lui è... Allora, no, dov'è? Ah, quel coniglietto lì è nato con me. Io gli voglio tanto bene, veramente. Fino a qualche 2 anni fa me lo tenevo nel letto perché... Piango. Oddio. Ah, comunque vi faccio vedere meglio le cose del Palermo. Vabbè, ci sono un po' di cose, così. Ah, quello che mi piace tanto ve lo faccio vedere meglio adesso. Aspetta. Sono volato dal letto. Ah, allora... Ai, ma sei sulle scalette a piedi nudi, cazzo. Ci sono tutti gli autografi di quando è salito in Serie A l'anno scorso, sì. Un altro orologio che non funziona. E poi qua c'ho tipo la bacheca. Con tenere la cameretta in ordine, un ordine di stocca. Io da piccolo, oh mio Dio. Vabbè, poi ci abbiamo un poco assai di medaglie che ho vinto, tipo tra judo e comunque calcio e cose di. Ah, le spille, guardate che bello. Cioè, le spille. Mette a fuoco. Non mette a fuoco, vaffanculo. Comunque sono due dell'hard rock. Ah, adesso si vede un poco. Vabbè, una è di Palma e una di Roma. Lo scudettino del Palermo molto antico. È quello della Baviera, molto bello, che l'ho trovato tipo una volta per strada e ma che cazzo! E quindi ho voluto prendere. Vabbè, la scaletta dove butto tutti i vestiti e poi non vi faccio vedere. Ok ragazzi, nel complessivo tutta questa è la mia bordello di stanza. Minchia, un bordello di quelli proprio... è morto un pupazzino. Vaffanculo, devo ordinare tutte le cose. E mi ciabatte, attenzione. Il mio zaino, attenzione. Il soffitto, attenzione. Vabbè, basta, perché altrimenti io non lo so. Ok, come potete vedere è molto è molto, sì, mi basta. C'è pure il terrazzino, e quindi la banana Chiquita. Ok, basta. Ok, mi avete atturrato, come si dice al nord, l'anima, e quindi adesso ho lasciato un bel like, oppure tipo vi porto nella mia camera a sistemare tutte quelle carte, quindi... Che io adesso mi vado a ributtare nel letto e vaffanculo. No, stavo scherzando. No, perché dico tutte queste parolacce? Sono un cattivo. Basta. Comunque, vabbè, alla prossima. Alla prossima da Charm. E vabbè, alla prossima, ciao.